Ciao, nello yoga parliamo tanto del far partire il movimento dal centro, dal core, quindi dall'addome, la schiena, tutta la parte centrale del corpo. E in questo video cercheremo di quasi esagerare questa cosa andando a fare movimenti che davvero partono solo o quasi solo da lì. Cominciamo in quadrupedia. Polsi sotto alle spalle, ginocchia sotto le anche, piedi puntati o col dorso a terra, come preferisci. Attiva già il core in modo da tenere la schiena dritta, porta l'ombelico verso la colonna, premi leggermente con la nuca verso il soffitto in modo da avere il collo allungato. E al prossimo inspiro, porti sul coccige, sempre con l'addome attivo, pancia verso terra, attivando i muscoli della schiena, ruota dietro le spalle, guarda in alto, espira, coccige verso le ginocchia, ombelico alla colonna, stringi bene il core, premi bene le mani a terra, porta il mento allo sterno. E ancora, inspiri, espiri, cerca di sentire i muscoli dell'addome e i muscoli della schiena che si attivano. Cerca di attivare quei muscoli per muoverti. Quindi qua attivi i muscoli della schiena per inarcare, attivi l'addome per ingobbire tutta la schiena in sequenza. Segui il tuo respiro. Cerca di fare movimenti fluidi, non troppo veloci, in modo che siano sempre consapevoli. Al prossimo inspiro, inarca ancora la schiena, punta i piedi se non sono già puntati. Da qui, sempre attivando l'addome, qua anche le braccia, premi con le mani in avanti, sollevi le ginocchia, glutei verso l'alto, portati in nuca. Se è il primo della giornata, tieni pure le ginocchia piegate, altrimenti puoi stendere le gambe. Sempre ombelico alla colonna, continua a premere le mani avanti, una verso l'altra. Al prossimo inspiro, attiva l'addome così tanto da portarti con le spalle sopra i polsi, un plank un po' più alto, ed espiri lentamente, sempre addome attivo, porti le ginocchia a terra. Una volta qui, inspiri ancora inarchi, espiri, gobba, chiudi, ancora inspiri inarchi. Espiri, torni in Adho Mukha, glutei verso l'alto. Stessa cosa altre due volte, inspiri, attivi l'addome, ti porti con le spalle sopra i polsi. E espiri sempre con l'addome attivo, ginocchia verso terra lentamente, poi le appoggi. Inspiri, inarchi. Espiri, chiudi. Inspiri, inarchi. Espiri, Adho Mukha. Inspiri in avanti in questo plank alto. Espiri, ginocchia a terra. Inspiri, qua inarchi bene. Senti i muscoli della schiena che lavorano. Espiri, gobba, chiudi. Inspiri, inarchi. Adho Mukha, espiri. Ancora inspiri, attivi così tanto l'addome da portarti con le spalle sopra i polsi, ma cambiamo. Espiri, attivi la schiena, porti i glutei verso l'alto, ritorni in Adho Mukha, addome e schiena sono super attivi. Ancora inspiri. Ed espiri. Un altro inspiri. Espiri Adho Mukha. Andiamo con tre. Vinyasa. Più
più classici, quindi inspiri, ti porti in avanti in plank sempre. Espiri, chaturanga, scegli se appoggiare le ginocchia a terra. Inspiri, cobra o Urdhva Mukha se è nella tua pratica. Espiri, Adho E ancora inspiri. Espiri, chaturanga. Inspiri, cobra o Urdhva Mukha. E espiri, Adho Mukha. E un altro, inspiri. Espiri, chaturanga. Inspiri, cobra. Espiri, Adho Mukha. Resta un attimo, se hai bisogno appoggia un attimo le ginocchia a terra. Al prossimo inspiro, solleva la gamba destra. Sempre tesa, piede a martello, mignolo verso il basso, gluteo destro è attivo. Solleva anche il ginocchio sinistro. Nell'espiro porti il ginocchio tra le braccia senza portare la fronte al ginocchio. E inspiri, ritorni con la gamba su. Ancora, espiri, ginocchio tra le braccia. Inspiri, torni. Espiri, ginocchio tra le braccia. Una volta che arrivi qui, stendi la gamba, appoggi il piede vicino al pollice. Se non ci arriva del tutto, lo porti con la mano. Qua attiviamo anche le gambe, premendo i piedi uno verso l'altro, premendoli bene a terra. Con un inspiro attiviamo l'addome e ci portiamo su in affondo. Sempre addome e schiena attivi, in modo da stare con la schiena dritta, la testa che sale verso l'alto e eventualmente il bacino verso il basso. Con un espiro porta le mani a petto, attiviamo sempre l'addome, premiamo bene anche la gamba destra a terra, ci portiamo in guerriero 3 se riusciamo, quindi ci portiamo in avanti, con un espiro stacchiamo il piede sinistro, stendiamo la gamba destra sotto di noi, la gamba sinistra dietro di noi, l'addome è sempre attivo. Lentamente con un espiro pieghi il ginocchio destro, riporti il piede sinistro indietro, ritorniamo in affondo, stavolta nell'espiro ruotiamo a destra, andiamo in torsione senza appoggiare le mani, usa bene l'addome, guarda il pollice destro se riesci. Espira, riportati al centro, appoggia le mani vicine al piede destro, se riesci. Facendo meno rumore possibile, sollevi il piede destro e ritorni ad Adho Mukha. Inspira sulla gamba sinistra, come prima, tesa, piede a martello, mignolo verso il basso. E solleva anche il tallone destro e nell'espiro porti il ginocchio tra le braccia. Inspiri, ancora torni. Espiri, ginocchio in avanti. Inspiri, torni. Espiri, ginocchio in avanti. E appoggi il piede vicino al pollice. Ancora attiva bene le gambe, premi i piedi uno verso l'altro a terra. Attiviamo addome e schiena. Inspiro, mi porto in affondo. Espiro, mani al petto, mi sporgo in avanti, premo il piede sinistro a terra, stacco il destro, stendo la gamba sinistra sotto di me, la destra dietro di me, l'addome resta sempre attivo. Piego il ginocchio sinistro. Riappoggio indietro il piede destro, inspiro su in affondo ed espiro torsione, ruota sinistra. Se riesco guardo il pollice sinistro.
Inspiro, ritorno, espiro. Mani ai lati del piede, di nuovo se riesco, senza far rumore, torno in arrampicata. Al prossimo inspiro sollevo ancora la gamba destra, ma stavolta apro l'anca, porto l'anca destra sopra la sinistra, piego il ginocchio, porto il tallone verso il gluteo, attivo bene il gluteo destro. Mi porto un attimo sulla punta del piede sinistro, provo a ruotare, portarmi sul taglio del piede sinistro. Se riesco, stacco la mano destra per Vasisthasana. Il ginocchio destro sale magari verso il soffitto. Riappoggio la mano destra, ritorno e adduco. E inspiro sulla gamba sinistra, apro l'anca, piego, punta del piede destro e poi il taglio del piede destro, quindi esterno. Se riesco stacco la mano sinistra e Vasisthasana, ginocchio che va verso il soffitto. Mano sinistra a terra e ritorno in adduco. Ancora uguale, inspiro sulla gamba destra, piego, apro l'anca, mi porto in Vasisthasana e poi voglio portare il piede destro dove è la mano, lentamente se riesco, appoggio e poggio il ginocchio sinistro a terra, mano sinistra resta a terra magari sulla punta delle dita, magari un po' più verso l'esterno, ruoto a destra. Piego la gamba sinistra, se riesco mi prendo l'esterno del piede e resto in torsione. E lascio andare. Mani ai lati del piede, sollevo il ginocchio sinistro con un espiro ad onca. Inspiro sulla gamba sinistra, apro l'anca, piego il ginocchio, mi porto in Vasisthasana. E provo a portare il piede al posto della mano. Ginocchio destro a terra, la mano resta magari sulla punta delle dita, magari verso l'esterno, ruoto a sinistra. Piego la gamba, se riesco mi prendo il piede e resto in torsione. Lascio andare il piede, mani ai lati del piede sinistro, sollevo il ginocchio destro, con un espiro, adduco. Inspiro, sollevo entrambi i talloni, guardo tra le mani, provo a fare passetti piccoli in avanti per portare i piedi tra le mani. Sempre attivando l'addome, quindi fai partire il movimento dall'addome, solleva il piede destro, lo appoggi un po' più avanti, poi il sinistro va più avanti, ancora il destro e il sinistro. Resta un attimo qui in Uttanasana, se vuoi piega le ginocchia, se vuoi prenditi anche i gomiti opposti. Poi lasciando i gomiti ti porti in piedi, piedi larghi quanto le anche, piantali bene a terra, con un inspiro solleva le braccia, con un espiro Utkatasana, voglio sentire l'addome che lavora, il pube si rivolge in avanti, i glutei sono attivi, espiro scendo ancora, espiro ancora,
Espiro, scendo, se riesco appoggio i glutei a terra, Navasana, quindi gambe sollevate, braccia tese in avanti. Prossimo espiro, barchetta. Stendo il corpo, ma le gambe e le scapole sono ancora staccate. Ed espiro, riappoggio tutto. Stendo le braccia oltre la testa. Quando inspiro, mi stiro. Espiro, rilasso. Ancora, inspiro, mi stiro bene, espiro, rilasso, inspiro, ultima volta mi stiro il più possibile, espiro, rilasso. Porto le ginocchia al petto, le abbraccio un attimo, se ne sento il bisogno mi dondolo a destra, a sinistra o avanti e indietro. Lascio le gambe a tavolino, apro le braccia lungo le linee delle spalle con i palmi verso l'alto, sposto il bacino leggermente verso destra, nell'espiro vado a portare le gambe verso sinistra, la testa vado a guardare verso destra. Questa volta voglio rilassare completamente il cuore, tutto il corpo, quindi respiro nella pancia. Con un inspiro ritorno al centro, sposto il bacino verso sinistra e nell'espiro vado a portare le gambe a destra, la testa verso sinistra. Inspiro, ritorno al centro, bacino in linea con le spalle, mi stendo un attimo per qualche minuto di Shavasana, le gambe tese o piedi a terra, ginocchia una contro l'altra, le braccia dove vuoi, palmi verso l'alto se preferisci verso il basso, lasciati solo andare, rilassati, respira, lascia arrivare il respiro fino alla pancia in modo che già solo il respiro vado a rilassare un po' i muscoli che hanno lavorato. E prova a sentire il respiro anche dietro, quindi lungo la schiena. Thank you.
Puoi sempre restare in Shavasana più a lungo. Se sei pronto o pronta per uscirne, comincia a muovere un po' il corpo come vuole il corpo. Magari solo respiri più profondi, magari si muovono le dita di mani e piedi. Magari vuoi fare movimenti più ampi, stirarti di nuovo, riportare le ginocchia al petto. Quando il corpo è pronto, portati su un fianco in posizione fetale. E da lì, in qualsiasi posizione seduta, ritieni più comoda. Inspiro, solleva il cuore verso la testa, con un espiro china la testa verso il cuore, riapri gli occhi, puoi chiudere la pratica come sei abituato a fare o semplicemente alzare lo sguardo. Grazie mille.